Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Sono molto contento di fare questo video. Ho già detto video troppe volte, perché come avrete letto nel titolo, oggi faremo una full face a metà. Da una parte brand iconic, brand iconici che ci sono da un botto con una certa popolarità, e in contrapposizione brand giovani, emergenti. Penso che cercherò di stare come brand nuovi dai 5 anni in giù, credo. Però secondo me era carino per vedere un po' anche come sono i nuovi trend, le nuove realtà, supportarle, non supportarle, vedere anche come si sono evolute le texture. Se l'idea del video vi piace, lasciate un hashtag nuovo. Così. Magari lo rifacciamo, perché mi sono reso conto mentre cercavo le robe che c'è un botto di brand eccetera eccetera. Quindi boh. Come prima cosa, coi primer viso, poi faccio subito gli occhi, però ne voglio usare due idratanti e vado a usare il primerizer di Smashbox, che è un primer super idratante, mi piace tantissimo. Ma sta registrando, sì? Ma se io non prendo neanche uno specchio. Ciao user, mi è scoperto. Allora, top. Questo è veramente ottimo per andare a idratare la pelle, ad ammorbidire i fondi. Io diciamo che questi giorni ho la pelle leggermente stressata e quindi preferisco idratarla, soprattutto perché oggi pomeriggio registrerò un altro video, quindi è inutile che mi faccio il cemento e la calcestruzzo, che tanto tra un po' la tolgo per poi rimetterla. Bellissimo questo primer. E contrapposto della situa brand giovani, secondo me credo in realtà a livello di anni. Comunque, espresso e utilizzo Dewy Latte, che credo sia più idratante. Adesso lo scopriremo. È un po' più corpo, un po' più rimpolpante la texture. Però sono tutti e due primer validissimi. Fatemi sapere, sì raga, di brutto. Fatemi sapere nei commenti un brand recente che vi ha spettinato, un brand giovane insomma. Bene, è il caso di partire ora con gli occhi. Anzi no, labbra Dior. Mi sto impegnando a finirlo, raga, è super appiccicoso, costa un cifro. Vabbè, metto poco perché sennò fa i fili. E Blonde Sister, super giovane, scopertona. Cute Lip Oil è la vita, lo stavo mettendo anche nella barba. Quindi abbiamo deciso che di qua facciamo il lato old, iconici. Direi di partire col primer occhi. Da il lato iconic uso il mio classico, amatissimo Smudge Proof di NARS. Vabbè, NARS è un brandone, raga, lo sappiamo tutti. Utilizzo questo, faccio un piccolo spoiler, trucco grigio, e ovviamente non ho scelto palette che fossero dupe, quindi i trucchi saranno diversi. Faremo un trucco grigio e un trucco neutro, Mentre per la parte nuova il buonissimo P. Louise, che vi rinnovo ogni volta che ne parlo, si trova sul sito di P. Louise, si paga la dogana sempre, altrimenti c'è sul sito di Be Perfect qualche referenza nella sezione Megastore, altrimenti ripeto la dogana c'è sempre. Io utilizzo la tonalità 2.5, che è proprio il colore perfetto per il mio skin tone. Infatti abbiamo bisogno oggi di primer che si fondono nella pelle come colorazioni, no stacchinetti. Allora, direi di partire dal lato iconic e utilizziamo la Glam di Natasha Denona, che tra l'altro quando vi ho chiesto, prendo Chris intanto, quando vi ho chiesto la vostra palette mai più senza, la Glam della Denona, raga, era super quotata. Veramente, vi giuro, era una delle palette più citate, quindi la sora Natasha. Io spero, raga, che Natasha Denona come brand sia older di 5 anni, nel senso, io sono capitato qui penso nel 2018 e Denona sembra che ci fosse già. Sono comunque pronto a ricevere centinaia di commenti che mi dicono no, Denona è giovane. Sembra iconic comunque come brand Denona. Via, mettiamola così. Prendo un pizzico di Transition, che è questa tonalità qua, ottima palette. Ora prendo Lash Line, questo. Questo fa un po' di fallout. Ne ho preso anche un chilo. Qualità degli opachi meravigliose.
meravigliose, meravigliosa, sfumature veramente... Come si dice, è molto piacevole utilizzare questa palette. Ora vado ad applicare Center Eyelid, questa tonalità un po' metallica di colore e anche di fatto, quanto noto. La metto qui. Ecco, forse c'è una texture, ci sono due texture di shimmer, tipo la Inner Corner. Questa qua è molto più bagnata, molto più riflettente di questa. Ok, intanto faremo una cosa un po' 90s oggi. Chissà che palette utilizzeremo per i brand emergenti. A questo punto alleggerisco un po' qui e qua sopra. E di conseguenza con Lash Line vado un po' a smoccheggiare qua e a sfumare. Forse però sapete che ci voglio, allora voglio mettere un po' di outer lid, che per esempio lui ha una texture molto bagnata qua, per creare un po' di effetto bagnato e non rendere la palpebra piatta. E ripasso di nuovo l'opaco. Questi look qua, raga, è tutto un metti togli, sfuma, cioè. E poi metto un po' di inner corner, questo qui col mignolo qua, giusto, capito, per differenziare un po' la situa colore. Anche se, ripeto, le shimmer della Glam Face, quelle sono le texture di shimmer che piacciono a me dalla Danny. Però questa comunque è super completa. Allora, togliamo le pieghette e passiamo al lato brand giovani, newcomers. E vado ad utilizzare la 90s palette di Viv, che è sparita da questo canale perché se l'è tenuta Loretta per un sacco, e però ci siamo beccati e ve l'ha ridata, quindi creiamo questo contenuto. Allora, anche in questo caso posso dire che non mi ricordo più com'è. Prendo Phase, questa qua, e vado a tamponarla. Questa palette, non giudicate un libro dalla copertina, perché è super fredda, grigiona totale, può essere smorta, sono mega d'accordo. Ma questo, cioè, questo colore che ho sulla testa, sull'occhio, è questo. Poi sicuramente P. Louise aiuta, però di base è una palette molto pigmentata. Infatti a Loretta è piaciuta, nonostante tutti gli scetticismi comprensibili del caso, perché sembra un camino. Cioè, invece spacca. Cioè, se c'è una pigmentazione pazzesca. L'unico problema, secondo me, delle tonalità, delle palette di Viva sono gli shimmer. Questa è una palette made in Italy e la qualità degli opachi penso siano degli fra i miei opachi preferiti. Perché, cioè, io sto continuando a sfumare, ma nel senso, aggiungo perché mi sembra già strano aver finito. Ma veramente pazzeschi. I shimmer sono un po' deboli, devo proprio dire la verità. Di shimmer di Viv, piace no. Però vabbè. Prendiamo Sooth, questo, e lo vado a mettere, farò fare la stessa struttura di lì. Vedete, è super pigmentata come opachi, mannaggia. Anzi, mi fa ridere perché il transition è più caldo questo che quello della Denona, muoio. Che è arrivata una mail a quest'ora? Perché ultimamente sono le 9.07. Esselunga, documento di consegna numero 127. Dalle ore 11 alle ore 13. E oggi possiamo pranzare! Ok, devo dire che questo transition color che vira sul nocciola mi piace moltissimo. Cioè, paradossalmente sta uscendo un look grigio di più con la Denona che con Viv. Qua, per quanto riguarda gli shimmer, siamo molto più limitati, nel senso che abbiamo queste due, tre tonalità. Io andrei ad applicare Acid Wash su tutta la palpebra, VHS leggermente all'esterno. Vedete, non c'è, questi shimmer io li odio. Cioè, cos'è? È uno shimmer metallo. Dai, ma no! Non mi piace. Però mi sembra che Deal Up sia più brillante, quindi massimo lo uso come top. Ma che cacchio di shimmer è? Poi è morbidissimo, fa grip subito, immediatamente pigmentato, bla bla bla. Ma non brilla, cabbo. Cioè, non brilla. Prendo VHS, quello più scuro, molto scuro, lui. E lo picchietto qui, giusto per... anche qua dare un po' di 3D alla palpebra.
Ok. E se non lasciassi i pennelli in giro per sfumare come prima. Questo pennello di Nabla da Seth Ruby, mentre dall'altro lato ho usato questo di Meli. Sono pennelli piccoli entrambi, leggermente aperti verso l'esterno, così riuscito a sfumare meglio. Mamma, se mi danno fastidio questi shimmer, guarda. E poi prendo Dial Up, che non so quanto sarà luminoso, però mamma mia, mi dà fastidissimo oggi lo shimmer più che mai, perché il transition mi piace un sacco. Non è che brillano tutti e due, devo essere sincero, però sì, quello di Viv peggio mi sento. Vabbè, base terminata, credo che sistemerò un attimo l'angolo qua, perché è un po' troppo netto. Comunque, ho un po' di fallout da entrambi i lati. Da questo lato di perla, da questo lato qui di polvere. Ora passo al mascara, sicuramente è un look che necessiterà di ciglia finte. Vediamo un po'. Lash Clash nero da questo lato. Saint Laurent Beauty, penso che ci sia da un botto. E adoro questo mascara, ne ho parlato spessissimo. Più o meno ci stiamo, mi piace l'effetto un po' più sporco oggi, perché appunto avendo tanto ombretto il panorama non si vedrebbe molto, l'effetto panoramico, scusate, a volte parlo che tipo dico cose buone. E da quest'altro lato uso quello di Espresso nero, anche lui, via. Io credo che voi in sottofondo sentiate la lavastoviglie. Fondotinta, volevo utilizzare Face & Body Studio Radiance di MAC. La tonalità che utilizzo, tra l'altro ho comprato quel pennino là per fare i miei contenuti strani. La tonalità di questo prodotto è N1, credo. E lo vado ad applicare con un pennello a lingua di gatto da questo lato. Questo prodotto più si crea attrito sfumandolo, più risulta coprente. Chiaramente è un finish sempre super naturale, in quanto lo Studio Fix, Fix Fluido, come cacchio si chiama? Face & Body, ciao! Nasce proprio per quello, deve avere una consistenza ultra sottile, perfetto per performance da studio, in camera eccetera, utile anche per essere massaggiato sulle gambe e in generale sul corpo, ed è un fondotinta che mi piace tantissimo. Ovviamente lo preparo molto bene, perché io ho la pelle mista, quindi in queste zone mi lucido assai, però ha una texture veramente bellissima, succosa, rimpolpante. Molto molto bello, molto pescoso questo colore, eh? Mi pare che la linea, questo è lo Studio Radiance, dovrebbe avere un boost di luminosità. Mi pare che abbiano rivisto o nomenclato in maniera diversa le tonalità, credo. Non sono così super sul pezzo, ma mi sembra che qualcuno nei commenti mi avesse detto una cosa del genere, quindi la riporto, insomma. Ed è veramente, secondo me, un fondotinta stupendo. Se amate questo effetto super polposo, veramente consigliatissimo. Per i nuovi brand, House Labs di Lady Gaga, questo è un prodotto stupendo. Pelle normale secca, pelle mista molto ben preparato, è un fondotinta pazzesco. Si chiama il 3Clone Skin Tech Foundation. Veramente stupendo, questo qua anche lui l'abbiamo già provato. La differenza con MAC è evidente, nel senso, quello di MAC è veramente acqua. Questo è un fondotinta luminosissimo con effetto rimpolpato e anche una buonissima coprenza. Cioè proprio, io penso che, adesso mi sa che Gaga c'ha fuori il brand, io ero ancora, forse un anno, tre, questo è il terzo anno? Boh. Comunque il rebranding è stato necessario ed è stato molto, immagino che comunque abbiano un budget di un certo tipo, è stato molto utile e intelligente fare un fondotinta del genere con una performance del genere, che poi chiaramente è andato virale, ha convertito tantissimo, ma onestamente secondo me è proprio un bel prodotto, con chiaramente tutti i limiti del caso, perché il fondotinta perfetto per tutti non c'è. Quindi c'è per chi va bene, per chi no, però onestamente, cioè, sono due finish molto simili, molto succosi, coprenza. Ma io, se l'effetto sulla mia pelle con la mia età è questo, io sto su questo team qua,
perché so che posso contare su una coprenza un po' più simpatica, ma lui è pazzesco comunque. Lato bronzer, ne utilizzo pochissimo in crema anche perché dopo voglio farvi vedere le nuove palette di Melissa e quindi non voglio mettere troppo bronzer. Uso per gli brand iconici quello di Anastasia Beverly Hills, ne metto pochissimo perché è super caldo. Un bronzer boh così raga, sinceramente volevo inserire Anastasia in uno step non troppo scontato, però è una tonalità molto molto calda, golden tan, veramente calda. Anche se volessi un bronzer non lo sceglierei così, cioè veramente tanto aranciata. Mentre per i lato recenti uso il bronzer in stick di Rare Beauty, bellissimo, Happy Soul, che è veramente forse un pelo scuro, no, Always Sunny o Happy Soul, forse Always Sunny un po' più, vabbè insomma, comunque prodotto pazzesco, super bello questo bronzer, texture estremamente cremosa, si sfuma in 2 secondi, non porta via il fondotinta, dura molto bene, ovviamente io lo devo fissare con un bronzer in polvere, non vedo l'ora di testare la colorazione un po' più fredda, se è già disponibile, mi sa che dopo me la piglio. Bellissimo. Cioè Rare Beauty, per dire, è un brand molto molto giovane, però che secondo me sta facendo dei lanci interessanti, delle scelte giuste. Top. Sposta quel bus, ho dimenticato tutto. Non posso prepararmi prima. Sposta quel bus. Allora, sentitemi. Correttore Tarte Iconic. Tarte c'era, cioè c'è da un po' Tarte, vero? Confermiamo. Perché mi stanno venendo sti dubbi. Ultra creamy, un pallo qua. E boh, neanche se forse voglio fuori qua perché è qua che è meno coprente il fondo, almeno bilancio. E sposta quel Tarte, lo sfumo con questo pennello di Zoeva che ogni volta che lo uso me lo chiedete. È sempre lui raga, il 146, è perfetto. Proprio un pennello da correttori veramente bello. Sfuma bene. Poi col fatto che avevamo sotto dei primer. Io raga aumento un po' sul naso la coprenza, almeno uniformiamo. Col fatto che avevamo sotto dei primer molto morbidi, la mia skincare, il questo, quello, ho usato un nuovo contorno occhi che sto testando, veramente idratante. Il Tarte fa dei correttori coprenti che a volte risultano un po' evidenti. Diciamo che più morbido di così io non lo riesco a rendere. E dall'altro lato utilizzo il correttore di Vive, il Modern Radiance Concealer, che mi piace tantissimo. Non è una texture da tutti, me ne rendo conto, perché è molto cremoso, però mi piace proprio assai questo bello riempito, mi piace molto. E lui lo sfumo col pennello di Nabla da correttore, altrimenti anche lo 02 di Sephora che ho usato per mettere il primer qua è veramente ottimo. Non riesco a capire, più coprente Vive o Tarte, raga, cosa dite? Aiutatemi nei commenti, scrivete Vive se è più coprente Vive. Se vi va ovviamente, o Tarte. Come ciprie, io credo che Huda Beauty sia iconico come tempi. Quindi Huda, chi è? Huda, come vi dicevo. E dall'altro lato uso Dragon Beauty, ve le dico già perché vado subito a settarmi da entrambe le parti. Quindi, ciak! Raga, Huda Beauty, fenomeno! Questa cipria... se arriverà mai una cipria più power. Perché anche Laura Mercier Rosa è top. Ma questa è più sottile, di pochito, ma è più sottile. Comunque, veramente ragazzi, se voi guardate questo lato rispetto all'altro, io sembra che non ho messo il fondotinta qua, Ecco, andiamo con quella di Dragon Beauty, che mi piace, ma mi spaventa un po'. Ho pulito il puff, non voglio usare quell'altro grosso di Huda perché secondo me ne preleva troppa. E la cipria di Dragon non è sottile come quella di Huda. Via. E questa parte già da una base beigeolina, Colorazione nude, super levigante. Però raga, si vede che ho una cipria importante, Perfetta per la pelle grassa, leviga veramente bene, niente da dire. Forse questa io probabilmente ne metterei di meno facendo soft baking col pennello, forse. Comunque più levigante Huda, però è veramente un'ottima cipria. Dunque, per il lato dei bronzer iconic, con i brand iconic, insomma, uso Laguna di NARS. E vi faccio un piccolo spoiler su cosa userò dopo. Boh, ma io, cioè,
Non lo so, non mi piace questa laguna. Cioè io la amavo, ma non so se ne ho una signora che è rossa, che è arancione. Boh, quella che presi 1600 anni fa, non mi piace. Comunque, passiamo ai brand contemporanei. Utilizziamo la nuova uscita di Melissa, del brand Melissa Tani Beauty. Non capisco mai, è Melissa Tani o Melissa Tani Beauty? Perché, aiutami. Melissa Tani Beauty. Allora, innanzitutto è uscita con un sistema di refill polveri viso con 4 blush, 4 terre e 3 cipre compatte illuminanti. Devo dire che per essere un brand così giovane, autofinanziato, senza investitori, l'investimento è enorme. E non pensavo che facesse già subito così tante cipre, perché alla fine sono 11 cialde, quindi molta scelta. E visto anche sull'oretta, cioè l'ha detto proprio lei, che la colorazione scura le andava molto bene, quindi come primo lancio assolutamente top, sforzo fantastico, e grazie per avermi mandato queste tonalità. Quindi oggi usiamo tutto, quindi uso gold, cioè raga dovete sapere che c'è un problema, io sbaglio perennemente i nomi di queste cialde. Comunque gold super pigmentato come bronzer, è un colore molto naturale di bronzer, non di contour, quindi è caldo, ma neanche poi così in maniera fake, perciò vi dicevo che è un colore molto naturale. Sono polveri opache queste, si sfumano molto bene, tengono bene tutto il giorno, non fanno strato, non seccano, quindi via andare. E russano. E questo qua è gold. Ho sempre detto golden perché sono cioè tipo i nomi delle cialde sono delle abbreviazioni dei nomi dei cani, quindi spero che sia golden o non golden. Poi c'è un altro raga che sbaglio sempre, ormai non mi correggono neanche più. Allora vado così, è molto più uniforme la stesura, secondo me è molto più naturale. Qualità delle polveri top e profumo molto molto buono. Volevo usare il naso, voglio usare per il naso Pomi, ok, dico sempre Pony, che è in teoria la cialda, quella di tutto il refill system. Ho detto sì che sono refillabili. È quella che è più fredda. Tra l'altro, se vi dovesse interessare per sostenere, non dico questo perché siamo amici, ma obiettivamente è un ottimo lancio, soprattutto per essere un brand alla terza uscita. Prezzo mega competitivo, che mi pare che tutta la palette, quindi palette più 3 cialde, boh, sia sui 30, non so, non vorrei dire cavolate. Ve lo lascio scritto sopra impressione e lo uso anche di qua perché sì, non ho la polvere fredda. Neanche a livello di prezzo, secondo me è top. Molto naturale Pomi su di me. No, finché non finisco sta sezione, raga, continuerò ad avere paura di dire Pony. Poi anche qua per stringere all'inizio. Come blush dal lato Iconic utilizziamo Rosy Glow del benedetto Dior. Lo vado a prendere col pennello 05 di Sephora, che è un ottimo pennello. Questi blush hanno una pigmentazione leggera, quindi scelgo un pennello che ha una buona densità in modo tale da avere già un rilascio colore immediato. Solo che mi rendo conto perché dice costa un botto. Assolutamente sì, raga. Dior costa tantissimo, lo sappiamo, è Dior, cioè it's fucking Dior. Quindi il mio consiglio è, per utilizzare al meglio questi blush, ma come anche il coral, è usare un pennello molto fitto, perché sennò buonanotte. Poi con residuo vado qua. Ora vado con Melissa, chiaramente non ho scelto Snob, che è la tonalità che ho scelto io proprio all'inizio per me, in senso di dupe, ma comunque sono due rosa carichi. Questo, a differenza di Dior, è ultra pigmentato, ok? Questo pennello, ragazzi, per l'applicazione del blush e della cipria è pazzesco, pesante. E mi piace un sacco che le setole siano grigie, anche i suoi pennelli occhi. Alla fine della fiera non siamo abituati, ma penso che differenzi moltissimo le setole, il brand, insomma, renda più unico il pennello, la setola grigia. Sono diversi perché questo qua, Snob, ha delle pagliuzze dorate all'interno, il che su carta mi poteva riportare a Orgasmo di NARS, ma in realtà Orgasmo di NARS 1 è molto più cicca, molto più maialino, molto più maiale come blush, è chiaro. E le pagliuzze dorate lì sono tante, qui in realtà non le vedi neanche, serve solo a dare un po' un effetto tridimensionale, non piatto, secco e pesante alla guancia. Quindi anche Snob, pazzesco. Se volete qualcosa di più naturale c'è Shy. I blush hanno tutti una pagliuzzina, Guardate che figo l'incisione delle cialde
stupendo. Comunque questo è Shy e ve lo metto vicino a Snob. Shy è più nude, malva, carne, mentre Snob è più vibrante, bla bla bla. Più in trend, diciamo. Allora, finiamo baracca e burattini della base. Dal lato Iconic vado ad utilizzare la Brighten Up di The Essence per dare un brighten. E poi, non, secondo me, non nasce proprio come cipria illuminante, ma vabbè, più secondo me più come cipria, che costa pochissimo, quindi è molto valida per fare i punti luce. Boh, infatti brand giovani, usiamo Melissa che ha fatto apposta queste cipre illuminanti. Io uso questa che è rosatina, si chiama Petal Pink, e io ne uso pochissima perché vedete illumina molto bene. È una di quelle tipo, rispetto anche a Essence, non va a caricare la base di altre texture, non la secca, non la segna, non la appesantisce, ma ridà un po' quell'effetto brillante. Non ne metto tantissima io in generale perché mi piace l'effetto illuminante, ma fino a una certa. E in più cipria su cipria mi fido sempre poco, questa a prescindere dal suo lancio, ma è proprio una mia abitudine, quindi io ne metto poca su di me, che ho pori e texture, poca è perfetta. E spero si percepisca in camera come ha illuminato la base. E ora che ho usato i tuoi prodotti, cara Melissa, devo venire a fare decluttering dei tuoi rossetti, come tu hai fatto decluttering dei miei. Quindi raga, se volete che questa cosa accada, se Melissa ha il coraggio di farlo, scrivete sì al decluttering. Ma secondo me Melissa non ce la fa. Addio. Ora sicuramente arriverà la lavastoviglie. Sopracciglia Iconic Anastasia. Boh, nuovo Mulac, raga. Oddio, cosa ho detto prima? Qui potrebbe essere un momento dove mi contraddico. Usiamo Mulac, anche perché... sì, usiamo Mulac. Cosa hanno fatto? 7 anni loro? Potrebbe essere. Tanto siamo a questo punto del video, la vostra attenzione sarà calata. Me lo perdonate. Anastasia. E da questo lato, Brow Seal di Mulac. Bene, dissipiamo un po' un dubbio sulle matite labbra che ho da un po'. E voglio usare per il lato degli Iconic Kylie e per il lato dei nuovi Mulac. Queste sono le matite Kylie e Mulac. Kylie è leggermente più spento il colore, Mulac ha un pizzico di caramello in più. Uso la matita Kylie del Lip Kit Kylie. Io ho sempre questa parte un po' rossa e l'ash bianco. Ma se c'è, sono troppo profumate. Raga, devo dire la verità, questo abbiamo trovato un dupe. Questa invece è la mia preferita, già la seconda, guardate com'è ridotta. Cioè, è usata comunque. Sugar Almond. È che già da fuori... No, in realtà si vede la differenza sulle labbra. E ora la mia domanda è, se quella di Kylie è più marrone, perché io non la uso? O comunque la uso poco? No raga, sono uguali solo nel pack. Anche la texture, quelle di Mulac sono più opache. Come rossetti andiamo con un umilissimo Gucci. Questo me l'ha preso Omar. La tonalità di Gucci è molto bella. Si chiama Peggy Taupe. Sapete cosa mi ricorda? Sulle mie labbra, Allusive di Nabla. Cioè Allusive era meno scuro forse. Mentre per i brand nuovi, diciamo, Patrick Ta, non l'avevo mai provato questo. L'ho comprato da New York, ma non l'avevo mai provato. Si chiama Oh She's Single. Oh, molto bello. Come fixers, oggi, siccome abbiamo fatto ciprie su ciprie per ciprie, usiamo dal lato Iconic Make Up Forever il Mist & Fix 24 Hour. È un ottimo fixer idratante. E di qui dal lato nuovo pochissimo di Astra, che è super idratante e lo spremo a chilometri. Ok, perché qua è veramente lavante. Quanto sono creepy le labbra diverse. Bene ragazzi, questo era il look terminato. Io spero che vi sia piaciuto, spero che l'idea del video vi sia piaciuta. Guarda, tipo passato, presente, passato, presente. E a me devo dire che soddisfa molto. E il mio me avrebbe voluto fare un look più leggero, però se no faccio sempre la stessa roba. No, sono molto soddisfatto. Ma fatemi sapere nei commenti
Che lato preferite? Se quello iconico oppure se quello recente? Io sono sempre pro a mantenere le cose belle del passato e evolversi nel presente. Quindi entrambi, le cose belle di entrambi. Detto questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video, vi voglio sempre un sacco di bene, grazie per guardare i video, commentarli, eccetera, eccetera. E il prossimo sarà, venerdì, non lo so, chi può dirlo. Ciao!